Regà, la sceneggiatura è pronta, eh. Praticamente è la storia di questi ragazzi e c'è Clarissa. Amore. Dai, una! Ma dai, che già c'è poca roba, no? Dai, un bacino. Dai, amore, un bacino. No. Dai, uno! Vai ad aprire già ti mette. Clarissa ha invitato a casa sua per scambiarsi i regali di Natale il fidanzato Marco, gli amici Giampiero e Alberto e la sua migliore amica Nicole. Che non so dove sta, dove cazzo sta Nicole? Dove sta Nicole? Dove sta Nicole? Ma non c'è, non c'è. Dove sta Nicole? Vabbè, no, vabbè. Sicuramente c'è una spiegazione. Non famo scherzi, eh. Non stiamo. Cioè. Sta. Oh, ma mi conosci dalla vita! Cioè. Te conosco, ma non c'è Nicole! Oh, Ale, piano! Nicole sta facendo la pubblicità. È una professionista, pubblicità. Basta che però ci viene alle riprese. Sì. Cioè, ti vorrei far capire che Nicole ha fatto il medico in famiglia. Cioè, con Lino Baffi! Oh, Lino! Con Lino! Oh, come Lino può fare il medico in famiglia se non c'è? Vabbè, oggi. E verrà, ma te. Vabbè, dai, su, chiudiamoci. Oh, mi conosci dalla vita, ca. Dai, cazzo, mi conosci dalla vita. Che buono sta. Ti conosco, dai, vabbè. Ma che sono? Tu te fidi? Famo che mi fido. Famo che sei. Tu te devi fidare, ma. Ti giro sta scena, ti monto un video clamoroso. Dai, cazzo, dai. Io mi fido. Senti, sono un po' scettico, però. Ma mi conosci dalla vita. È vero, è vero. Mi fido, mi fido. Capito una cosa, quando... No, però aspetta. Ragazzi. Signora. Signora, salve. Come va? Tutto bene? Sì, va avanti. Si riesce a noi stasera? Mamma. Non credo proprio. Dai, ragazzi, venite. Il vero protagonista della serata, però, è il famoso Pandoro dello zio pasticcere di Clarissa, che tutti aspettano ormai da un anno. Ma alto, questo dopo. Scusa, già. Allora, regà, stiamo un attimo attenti, dai, su. Per Giampiero questa è l'ultima occasione per conquistare Nicole, di cui è innamorato. Che c'è? Sì, sì. Devi agire. Stavo dicendo che mi sveglia. Ragazzi, iniziamo! Ma che state facendo? Niente. Vai, andiamo. Tutti gli amici. Ragazzi. Ascoltatemi però. Dai, su. Potete ascoltare, per favore, dai, è importante. È importante, capito, ci siamo quasi, dai, su. Stiamo a dai, su. Ok, oh, dai. Ok. Per loro la serata è un'occasione per scambiarsi i regali, alcuni graditi. Grazie! Bella! È bellissima! Altri meno. Io sarei dell'Inter, a dire il vero. Ma tutti sinceri. È il gesto che conta. È una situazione paradossale. Scusa una cosa, quale va il telefono? Che cazzo è sto telefono? Sempre distratto. Coglione! Quindi tu mi raccomando, cerca di stare attento, ok? Nel momento dello scambio dei regali si spengono le luci. C'è stato un blackout. Ragazzi, tutto a posto? Sì. Pare. Tutto bene. Okay. Ma che è successo, mamma? Non lo so, sarà saltato il contatore. Adesso che esco vado a vedere. Sì, grazie. Grazie. Durante il blackout, la mamma di Clarissa, notando la quantità di roba che i ragazzi hanno da mangiare, decide, senza dirlo a nessuno, di prendere il Pandoro e di portarlo con sé. Ragazzi. Questa atmosfera deve essere particolare. A me mi serve una luce raffinata, ok? È importante. Dove sta il direttore della fotografia, per esempio? Questo ci manca. Dov'è? C'è manco, certo. Come famo? Pure lui per me di una famiglia, eh? Ah, raga, però avrai qua... un buon motivo anche per questo, spero. Quando è forte, però. Certo. Tutto il cast però. Tutto il cast. Scusate, ma io ma quando posso uno... Ti stai zitto un attimo, ci sto parlando. Dai, sì, io mi fido pure per il direttore. Ha fatto come tre corti. Speriamo che lavorerà pure a questo. Presente Terrence Malick? Sì. Scusa, ti fate trio flash. Vabbè. Mi mette un'emozione quando prende sta luce e la moto. Senti, fidatevi. Oh, e senti, che vale. Basta che viene, ok? Basta che viene. Io mi fido. Si riaccendono le luci e i ragazzi iniziano a giocare a tombola. 63 la sposa. Ce l'ho. 28. In un secondo momento, Clarissa, andando in cucina, si accorge della scomparsa del Pandoro. Ragazzi, il Pandoro è scomparso. E
E adesso viene la scena 11, la più importante di tutte. Solamente che io mo la scena 11 non la posso girare. Regà, non ci sarò perché io devo partire. Quindi ci penso io. Mi raccomando, non mi fa pentire. Sì, io mi fido, Sì, sì, io mi fido, questo fa caro. Tranquillo. Mi raccomando. Ragazzi, oh, perché allora regà, facciamo scena 11, ve la spiego subito. Oddio. Battaglia di cibo, capito? Cioè, veramente questa critica al consumismo che distrugge gli animi. Aspetta, stiamo a parlare di due che si lanciano le cose, eh? Non è che stiamo a parlare di... Ma tu non vedi la metafora? Questa metafora non la vedi? Tu la vedi la metafora? Comunque sì, io chi è che vede la metafora? È presente? Posso dire una cosa? Aspetti un attimo che dobbiamo decidere. Scusa, il maestro sta parlando. Il consumismo che distrugge le vite, proprio. No, bene. Ma tu, direttore della produzione, che cosa c'è da dire? Come siamo organizzati? Dì un po' che cosa c'è sta da fare. Allora, ragazzi, ascoltatemi un attimo. Allora, tu e chi? Vabbè. Sto a guardare a te. Hai parlato le battute? A posto? Dammi un attimo. No, un attimo, un corno. Tu, guarda che è parecchio che abbiamo deciso questa cosa, eh. Tu dovresti contenerti un pochetto. Oh. Tu parla quando viene interpellata, perché stai sempre con sta mano. Cioè, ma non dico nulla, vabbè, aspetta un attimo. Quindi soprattutto la parte più importante, ragazzi, è che voi due, tu stai attento alle battute, perché non ti ricordi mai niente. Ma poi lasciaci un giorno per studiarle, no? C'hai una settimana, c'hai avuto, manca poco, devi essere preparato. Oh, a breve si gira. Sono quasi tutte. Manca poco, non va bene sta cosa. Vi chiamate su Skype, vi fate, vi incontrate, un caffettino lo fate. Tu, piuttosto, stai attento ai vestiti. Ma te sei il direttore, me lo devi dire te. Sì, te l'ho già detto, ti ho inviato un messaggio dettagliato. Oppure tu, stai attento ai vestiti, l'ultima volta hai sbagliato giacca. Regà, dovete essere pronti, la sceneggiatura è pronta, tutto pronto, mancate regà. Solo voi. Ma non so se lei voleva dire qualcosa, però forse è più importante se parla. No, regà, io sono regista e vi dico che è tutto sistemato, la sceneggiatura è una bomba. I ruoli sono stati stabiliti. Sì. Tu mi hai detto che ti prendi la responsabilità di girarla. Sì. Io mi fido. Vabbè ragazzi, siamo tutti d'accordo allora? Dai cazzo. Regà, dai che la giriamo. Dai che la giriamo. Dai. Se ci avete nient'altro da aggiungere, visto che se so fatte. No, è ora di andare ragazzi perché... Dai, porca troia. E dai che la giriamo. Dai ragazzi. Insomma, voltata la stavennetta. Mamma mia, c'ho una paura, c'ho. È un capolavoro. Dai cazzo! Dai, attacca la stavennetta e vediamo se è sto capolavoro. Dai. Vai! Tanta roba, eh. Maestro. E mo, sì, la scena 11, mo è la tua. Dai, hai fatto il simpatico, l'hai nascosto? Mo basta. Ma che voglio? Vabbè. Dai. Oh, guarda che te sei l'unica che sta stata finita, durante il blackout. Ma che sei palla scemo? Finita. Ma la scatola quella. Nicole non poteva venire a fare la scena. Sì, c'è una pubblicità, che te devo dire? Sì, ma è una merda. Oh, che cosa? Allora, ma scusa, ma gli imprevisti si risolvono. Allora, Chiara, che cosa fa? Trova la scatola della tomba, perché mancava, cioè è palese che mancava sta scatola della tomba. E quindi come risolviamo la mancanza di Nicole? Con la scatola. Con la scatola della tombola, mi pare ovvio. L'hai visto? No? Guarda come funziona. Vabbè. Vai. Incredibile, eh? Nicole? Dai, ma è palese se è stato Alberto. E perché? E perché non puoi essere se è stato tu? Io. Fai tutto l'innocente, che non fa mai nulla. No, no. Sì, ma chi lo nota? Oh, ma pure a Hollywood c'è quel bicchiere prima pieno poi vuoto, ma chi lo nota? Ma veramente, ma chi lo nota il fonico là? Perché l'avrei dovuto fare? Lo so io perché così te facevi il figo davanti a lei, così eri l'eroe della serata. Ma tu stai male. Gianpier, sei ridicolo. Ma no, metti. Ma che cazzo, chi l'ha fatta la voce di Nicole? Beh, so io, però vabbè, c'entra. Che schifo! Oh. Io non ho notato differenze, voce, boh. Ma voglio sapere, direttore della fotografia. Sì. Che lavoro di merda ha fatto? Non c'era, mi ha detto che dopo il primo giorno c'era da fare, cioè poteva solo un giorno. È venuto quando hai fatto a te, poi si è dato. Oddio.
cioè... è finito, sì. Ma come è finita sta scena? Io mi sono affidato, ma è una merda. Ma come è una merda? È una merda, sì, è una merda. Cioè, per me, veramente, è uno dei lavori più belli che abbia mai fatto. No, ci ho messo dentro il cuore, cioè... Sì, ok, ci avrei messo il cuore, ma è una merda, cioè, fa comunque schifo. Ma dai, che figo! Dai, pubblichiamolo, su che ti frega? Ma si vede che Nicole non è Nicole. Dai! Dai, ma che ti importa? Che... Nessuno se ne accorge, dai, ma è bello come espediente! Pubblichiamolo, per favore, ci ho messo il cuore, ci ho messo l'impegno. Vabbè, pubblichiamo. Se salutiamo! Ma mancherai! Mo sono le 4 e un quarto, io c'ho da fare. Ci sentiamo in settimana. Grazie . Ancora. Grazie ancora. Okay. Grazie. Maestro. Va bene. Maestro. Dai. Buon lavoro. Ma porco, ma che è sta merda? Che è sto schifo? Porco.